riprendendo? Ma cosa? Non riprendere, ti faccio uno scherzo, prego! No! Ma sicuro? No, mi rovesci il calco per... Dai, non sto facendo, dai, ciao! Benvenuti alla seconda puntata di Che Show! Tutto bene? Sì, dai, tutto a posto. Sì. Va bene. Oh, per fortuna oggi c'è bel tempo, più o meno, quindi quasi circa. Ma cominciamo un po' più felici. Il weekend col sole, dai. Sì, vabbè. Adesso aspettiamo a parlare. Sì, dai. Almeno questo. Sì, a parte che sto periodo è veramente il top tra verifiche... Io pensavo fosse quando c'è estate. Magari. Da 2 mesi passano in fretta. Speriamo. Mese e mezzo. Sì. Vabbè, allora adesso ascoltiamo la canzone di Bruno Mars che ci aveva chiesto la volta scorsa la Francesca. E When I Was Your Man. Vi ricordiamo chi siamo, io sono Martina, io Elena e io Alessia. Ci troverete qua tutti i mercoledì dalle 2:30 alle 3:30 su See You. Il nostro programma si chiama Che Show. Il regista c'è Luca in regia. Ciao. Vabbè, abbiamo un po' rotto il ghiaccio. Sì. Intanto salutiamo anche l'Anna e la Francesca. Che la Francesca ringrazia per aver messo la canzone che ha chiesto. Va bene, riguardante la canzone, è bella. Cioè, sì, almeno a me piace. Parla della loro relazione che è finita, quindi Bruno Mars parla dei suoi rimorsi, quello che avrebbe dovuto fare, insomma un po' nostalgica. Però vabbè... Beh, comunque secondo me è molto bella. Sì, sì, no, ma sì. È bravo lui. Vabbè, bene. Ricordiamo che c'è il concerto di Bruno Mars tra un po' di tempo. Ah, sì, ad ottobre. Quindi però non mi ricordo dov'è che lo fanno. Non ho pallida idea. Quindi tutti presenti a cantare questa canzone. Bene, il primo argomento di oggi è In Time, te lo ricordi? Sì, abbiamo visto. È troppo bello quel film. Mm-mm. Che è uscito da abbastanza comunque. Sì, sì, no. Sì. Quindi quasi un anno. Ma un sì. Po' di più forse. Sì, secondo me un anno di sicuro. Se qualcuno l'ha visto e vuole dirci come la pensa, c'è sempre la chat. Francesca. Per ogni cosa scrivete lì. Intanto guardiamo il trailer. Vai Luca. Ho il piacere di presentarle mia suocera, Clare, mia moglie Michelle e mia figlia Silvia. Non mi interessano le ore della giornata, ma che non mi sfugga il tempo dalle mani. Dov'è il resto? Sei sotto la quota. Le mie unità di lavoro sono aumentate. Anche la quota. Due ore. È sempre costato un'ora. Ora sono due, il prezzo è salito. A piedi sono 2 ore. È meglio che corra. I poveri sono destinati a morire, il sistema funziona così. Che significa? Che età hai nel tempo reale? 28. Io 105. This is my destiny. La verità è che il tempo ci sarebbe per tutti. Ci sono uomini con 1 milione di anni, molti con pochi giorni. Per pochi immortali la maggioranza deve morire. La telecamera ha rilevato un comportamento sospetto. Si chiama Will Salas. Tu non sei di queste parti.
O sbaglio? Perché questo dubbio? Sei un po' diverso. Vieni con me. Ora che facciamo? Rubiamo? È rubare se è già stato rubato. Avanti, servitevi pure! Prendete il tempo, è gratis! Dove l'avete preso? 1000 anni nelle mani sbagliate paralizzerebbero il sistema. Lo fermerò. Non siamo destinati all'eternità. Stiamo venendo a prenderti. Lo spero. Il suo crimine non era rubare il tempo. Lo voleva solo regalare. Allora vi racconto un po' la trama di questo film, anche se è abbastanza complicata e intrigata. Praticamente le persone vivono in un mondo nel quale quando nascono sono geneticamente programmate per vivere solo fino ai 26 anni. Quando alla nascita dei 20, cioè quando compiono 25 anni, sì, praticamente su di loro si avvia un timer che è fermo dalla nascita fino ad allora, e da qui comincia un conto della rovescia che dura soltanto un altro anno, al termine del quale questo individuo muore all'istante. Quindi il tempo è la valuta con il quale le persone vengono pagate, ma anche il modo, tipo devi prendere l'autobus, sono 5 minuti. Quindi ovviamente si è divisi come nel mondo, ci sono varie zone e il protagonista Will vive nella 12ª, che è quella più povera, chiamata anche il ghetto. Una persona appena conosciuta gli regala i suoi 116 anni, quindi Will diventa ricchissimo e quindi ha adesso la possibilità di aiutare i suoi amici, la gente che vive nel ghetto insieme a lui, quindi decide di andare nella zona più ricca. Qua si innamora di Silvia, che è la figlia di un uomo tra i più ricchi nel mondo, e insieme a lei praticamente ruba i soldi al padre per aiutare quelli più poveri. Quindi sì, è bellissimo. Cioè, sì, è intrigante, però sì, è bello. Secondo me sì, è bellissimo. Secondo me... All'inizio non riuscivo bene a capire come funzionasse. È un po' complicato da capire, però... Che poi non l'ho mai visto, però il trailer a me ispira troppo. Infatti, anche l'Anna dice che secondo lei deve essere molto bello, che lo vuol vedere. Poi c'è il papà dell'Elena, che dice che anche secondo lui è bello. Ha visto? Non penso. Ah no, allora. No. Vabbè, insomma, quindi non è per niente male. Ma sì, lui come poi... attore... È bravo. Ma è anche bello. Sì, mamma mia. Proprio brutto non è, però sì. Intanto salutiamo anche la mamma della Marti, che ci ha salutato. Strano, ciao mamma. Ci segue sempre. A me lui piace un sacco come attore, ma tra l'altro anche come cantante. Sì, sì, infatti, che poi ha fatto da poco una nuova canzone, Justin Timberlake, che adesso ascoltiamo, sì. Sweet and Thai. Bene, abbiamo appena ascoltato Sweet and Thai di Justin Timberlake, che leggendo la traduzione non sembra abbia molto senso. Assolutamente. Però vabbè, bravo. Qua ci sono i commenti della Francesca e dell'Anna, che scrivono che è anche molto bello, secondo me. Non hanno che lo sappiamo. No. Però a me piace più come attore che come cantante. Sì, balla benissimo, ho visto dei video dove balla. È troppo bravo. Beh, secondo me è bravo anche a cantare, per quanto i suoi testi non abbiano detto così. Vabbè, finché li ascoltiamo in inglese, sì, ci può stare. Tanto ormai. Che poi dicono che Justin Timberlake abbia cominciato la sua carriera nel 96, effettivamente, con un gruppo. Però già all'età di 12 anni dicono che avesse già un gran talento per la musica. E un po' poi... come te. Un po' come l'Alessia. Sì. E poi ha deciso di allontanarsi da questo gruppo e di fare carriera da solo, e ha fatto carriera sia come attore che come appunto cantante. E poi è stato con Britney Spears. Mamma. Sì. E anche con Cameron Diaz. Davvero? Poverino. A proposito di bellezza. Infatti.
E intanto salutiamo anche la Nicole e il papà della Marti, Romano. Ciao papà. Tutta la famiglia della Marti ad assisterci. Ah, dall'una e mezza erano già lì attaccati al computer. Pensavano come fare a vedermi, quindi ce l'hanno fatta. Bene, passiamo a un altro argomento, il mio preferito, quello di oggi. Avete visto quanti Harlem Shake stanno facendo? Sì, mamma mia. È pieno. Sì, ma anche... dopo un po' sono tutti uguali, eh. No, ma a me piace. Anche se la canzone sotto si fa un po'. Proprio bella non è. Vabbè, da ballare. Ve ne facciamo vedere uno dove ce ne sono molti in mezzo. Sì, ho un po' misto. Con lo terrorista. Abbiamo visto
perché la Marti ha tanto insistito a mettere questo video? Perché c'era una tipa che o era lei oppure un po' cosa, perché è uguale. Uguale a me. Sì. Ah, vabbè. Convintissima, ed era anche in primo piano, quindi doveva esserci. Ne farò uno, così siete felici. Infatti l'Anna ha scritto che ne dovremmo fare uno in classe. Infatti era da tanto che dovevamo organizzarlo. Sì, ma quella che bello sarebbe. Con i prof. Bene, l'Harlem Shake. A me piace un sacco. Come avete visto, all'inizio balla uno da sole, poi dopo tutti dietro di lui si uniscono. Sì. Fasi i balletti stupidi. Stupidi, cioè è una danza tribale un po' come le nostre. Sì, sta avendo un sacco di successo perché si sta propagando su YouTube e tutti lo guardano e tutti lo fanno, anche se pensano che sia stupido. È divertente. È divertente, sì. È semplice, quindi lo fanno tutti. Insomma. Ma infatti adesso c'è anche l'applicazione in tutti i telefoni, la musica dell'Harlem Shake. L'altro giorno lo dovevamo fare... Agli scout volevamo farlo, ti ricordi? Sì, sì. Bene. Va bene. Passiamo ad un altro argomento. Sì. Gli spotted, anche questa è una cosa che adesso va un sacco di moda. Fosse una cosa bella. Sì. Vabbè, praticamente spotted in inglese significa avvisato, quindi è tipo una nuova moda che negli Stati Uniti è nata nel 2010, quando alcuni ragazzi volevano tipo commentare alcune ragazze dell'università, ma senza, cioè in modo anonimo. E poi pian piano è evoluto. Sì, sì, cioè, ora pian piano è arrivato anche in Italia. Tutte le scuole, sì. Tutte le città. La mia scuola, più mi piace la pagina dello spotted che la pagina della scuola. Però... anche da noi ormai siamo. No, sì. Sì. Ma è che alcune volte, cioè, fa delle critiche pesanti comunque. Sì, alcuni sono insulti, tipo nella pagina quella della mia scuola hanno chiesto di evitare insulti pesanti perché gente si è andata giustamente a lamentare in vicepresidenza, anche perché c'erano delle critiche di tipo lavati pussi, le cose lì con le iniziali e la quindi classe comunque, quindi si capisce alla si fine. Capisce benissimo chi è, quindi anche perché dopo c'è sempre qualcuno che nei commenti sì, taglia la persona, quindi tutti carini, simpatici. No. Quando non sono loro che vengono presi in giro. No, come invenzione che okay, può essere originale, però bisogna anche secondo me scrivere delle critiche originali, non sempre la solita roba offensiva. Sì. E sì. Di questo insomma. Poi sì, cioè, si critica il modo di essere delle persone, appena uno fa qualcosa di diverso subito lì a criticare. Sì, no, infatti. Ad esempio, io ne avevo trovato uno che diceva: ricordiamo ai ragazzi e ragazze che a scuola non siamo in un negozio di Abercrombie & Fitch o Hollister, e che se uno indossa un capo di questi due marchi d'abbigliamento non si deve sentire figo ma un coglione. Quindi carini, simpatici tutti quelli che sono vestiti Abercrombie, non se le mettono più, però sì. Intanto abbiamo salutato Ale che ha deciso di andare via perché era vestito... Era vestita. Allora ha fatto e bene ad andarsene. È andata a prenderlo oltretutto. Che forte. Va bene. Bene, quindi prima della classifica, come stai? Salutiamo Ale un attimo che sta venendo a fare pubblicità. Non ti si vede, Ale. Vieni più in qua. Abercrombie & Fitch. Ecco, e il papà dell'Elena ha dato ragione a quelli che hanno scritto. No! Aia. Ha scritto vero, quindi vabbè. Va bene, e allora vediamo prima della classifica. Sta diventando ormai, cioè è già la seconda volta che lo facciamo, quindi vi leggo quello che hanno scritto nella pagina di Facebook il fidanzato di puntini. Ok, sì, sempre quello lì. È un po' lungo. Passo 4 anni con la mia ex fidanzata, durante i quali ogni tanto racconto del mio sogno di viaggiare per l'India. Finisco l'università e decido di realizzarlo. La rassicuro, dico che la chiamerò tutti i giorni e che tornerò solo da lei. Lei mi rassicura e mi dice le stesse cose. Vivi il tuo sogno, io ti aspetterò qua.
Arrivo in India e inizio a viaggiare con lo zaino in spalla. Ogni giorno telefono e mando messaggi alla mia amorosa, finché dopo 2 settimane non mi risponde più. Sta via 6 mesi, se già dopo 2 settimane non le risponde. Sì. Trovo un collegamento Facebook e così decido di mandarle mail, ma lei non mi risponde. Inutilmente provo a contattarla per giorni, ma non ricevo nessuna risposta. Sperduto in India da solo, pensando di tornare a casa nel mio vagare come uno zombie per le strade. Mi riprendo, non le permetterò mai più di rovinare il mio sogno. Mi asciugo le lacrime e ricomincio il viaggio. Mi sento libero. Dopo un mese lei riappare con un messaggio. Si pente di quello che ha fatto e vuole tornare con me. Io ci ricasco come un pollo. Passa poco tempo e ricevo una mail da mio migliore amico. La tua amata ti racconta un sacco di balle. Sta andando con mezza città. Quindi lui cosa fa? Lui la chiama, chiede spiegazioni, lacrime, dice che mi odiava per essere stata abbandonata. Dopo altri 4 mesi in India, lei continua a chiedermi di tornare, non mi lascia in pace un solo giorno. A gennaio torno in Italia, lei viene a prendermi a Malpensa con dei miei amici. Peccato che all'apertura delle porte entri in compagnia di una bella tedesca, conosciuta un mese prima in un ostello. È rimasta pietrificata. Penso che dopo un anno lei sia ancora fuori dal gate con la bocca spalancata. Cioè, è da pazzi, sì. Sta roba. Mamma mia. Vabbè, secondo me ha fatto bene, cioè... Sì, lei è pessima. Nei commenti dicono che lui avrebbe dovuto portarla con sé in India a realizzare il loro sogno. Magari lei non voleva neanche andare. Ma sì, ma poi cioè, non è che sono una persona unica. Cioè, se lui vuole andare via, lascialo. Va bene, passiamo quindi alla classifica. Abbiamo fatto la classifica settimanale italiana perché quella in... mista di sia inglesi che italiane era la stessa della settimana scorsa, quindi abbiamo scelto di fare questa qui, cambiare un po' le canzoni, che comunque le canzoni sono veramente tutte belline. Sì, e la prima è il che cigno è nero, sì, la quinta. Il cigno nero di Fedez. Questo video ha in 3 settimane ricevuto 7 milioni di visite su YouTube, che ha anche battuto il record di prima, che era quello di Amischilla con Parole di ghiaccio. Ma va là. Sì, ma a me piace molto comunque questa canzone. In generale lui non troppo. No, a me piace più lui che la canzone. Poi dopo anche su Facebook è pieno di stati, tutti con le parti di questa canzone. Tipo sogni ad occhi aperti, perdo l'uso delle palpebre, ce lo scrivono tutti. Oppure tipo quella lì, il tuo nome è stato scritto a matita, sì, per cancellarti, una volta finita. Sempre pieno di quelli. È tutto... Sei l'errore più bello della mia vita. È vero, anche quello. Sì. Beh, perfetto. La quarta in classifica è la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Stella di Cesare Cremonini, adesso ha 23 anni e a differenza di molti cantanti lui è sempre stato nel mondo della musica. La prima lezione di pianoforte l'ha avuta a soli 6 anni ed è stato lui a formare il gruppo Luna Pop finché nel 2002 non ha deciso di diventare un solista. E insomma sta avendo un sacco di successo. Poi con questa canzone è bravissimo. Sì. Poi... mi piace un sacco lui. Anche a Lanna piace molto. Dice che a differenza di quella di prima vabbè, sono diversi. Sì, sono due generi completamente diversi. Però sì, come canzone, anche come testo è bello, Intanto salutiamo anche i fratelli dell'Elena, la Silvia e Matteo, che ci hanno salutato. Che carini. Ciao. Va bene, passiamo allora al terzo posto, sì, con Emma Marrone, Amami. Vai Luca. Le mani, le mani.
di Emma Marrone, che ho trovato un sito dove parla lei in prima persona e dice: sono cresciuta al sud, perciò mi porto dietro questo senso di rivincita contro i pregiudizi. Insomma, ho sempre avuto voglia di fare musica, di riuscire laddove tanti altri della mia terra non ce l'hanno fatta per tutte le difficoltà che conosciamo. Dopo il liceo classico, ha fatto anche lei il liceo classico, e sognavo di studiare al DAMS di Roma, ma la mia era una famiglia monoreddito e quelli erano anni difficili. E così mi sono messa a lavorare. Ho iniziato a cantare in tanti gruppi locali a rotazione. E pian piano lei scrive anche che a 12 anni non aveva neanche un posto in camera perché non aveva idoli. Non aveva idoli, ma le piacevano un po', ascoltava un po' di musica in generale, soprattutto Mina. E a 25 anni è riuscita ad andare al casting ad entrare al casting di Amici e l'ha anche vinto. Ha anche vinto e quindi ha fatto successo. Sì. Sì. Adesso direi che possiamo passare alla seconda canzone, che è quella di Max Gazzè, Sotto casa. Poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. E questa cioè Max Gazzè ha detto praticamente che l'idea di scrivere una canzone che parla, diciamo, del credere in Dio, no? È nata appunto un giorno quando lui stava pensando a una canzone da scrivere, hanno suonato alla porta due testimoni di Geova. Allora ha deciso di aprirli, allora ha iniziato a pensare comunque come sarebbero andate le cose se invece lui non gli avesse aperto la porta, e quindi loro sarebbero rimasti lì, diciamo, a parlare a una porta chiusa. E quindi in questa canzone fa un pochino di vedere la chiusura che c'è, cioè il distacco che c'è fra il mondo laico e quello religioso, ma anche fra le varie religioni, anche se qualcuno, diciamo, non l'ha interpretata troppo, cioè l'ha interpretata in modo molto negativo questa canzone, però cioè lui a me alla fine, cioè come contenuto alla fine a me piace. Sì, a me piace moltissimo come ritmo. Ma poi la canzone che almeno a me rimane troppo in testa. Sì, è stupenda. Mamma mia. Va bene. Passiamo alla prima in classifica. Stranamente, sempre lei. È Marco Mengoni, cioè è l'essenziale di Marco Mengoni. Avete ascoltato come sempre Marco Mengoni e siamo giunti al termine della nostra puntata di Che Show. Quindi e comunque questa canzone è sempre. Sì, sì. Infatti anche tuo papà appena ha scritto che lui la sente sempre. Un po' malinconica. Poi no, rimane però in testa. Cioè, troppo, cioè dopo un po' basta. No, vabbè, senza vabbè esagerare. Non offendiamo più nessuno, che l'altra volta l'Anna e la Francesca si sono offese. È vero. Non meno evitare. No, bene, speriamo che anche questa puntata vi sia piaciuta. Ci rivediamo mercoledì prossimo dalle 2:30 alle 3:30. E canale 4. Canale 4 di CU. CU.tv. Bene, quindi vi ricordiamo chi siamo. Io sono Martina, Elena e Alessia. In regia c'è sempre Luca. Pronto? Ciao. Quindi perfetto. Ciao, a mercoledì. Vi aspettiamo. Ciao.